Buonasera. Ci troviamo questa sera. Io sono la prima che deve parlare, quindi effettivamente comincerò con i ringraziamenti. Ma prima direi che, pensando agli ultimi giorni, pensando a questo evento, a questo incontro di questa sera, pensavo che era un po' speciale questo incontro. Allora, speciale direi che innanzitutto anche per la libreria che ci ospita, la libreria Odradec, che è un punto di riferimento importante, perché è una libreria che nasce nel 98, 2 anni dopo la fondazione della casa editrice. Un buon catalogo, non è male, sono andata a sbirciarla, eccetera. E devo dire che i ringraziamenti sono dopo, diciamo, per la cortesia, noi siamo ospiti in questa libreria. Però c'è qualcosa di più, perché in questo periodo, in questi 2 anni, in cui le librerie sono chiuse, lo vediamo sempre, ogni tanto si chiude una libreria. Io ieri sera sono venuta qui per vedere un po' dei libri, perché volevo avere un po' di tempo. Sono poi passata a Corso Vittorio e ho visto gli spazi della libreria Croce, pieni di luci, gialli, rosse, verde, non so cosa vendono, ma pensare che i ragazzi passano lì davanti e sanno che non c'è più una libreria fa un certo effetto, e non c'è soltanto quella non più libreria. Quindi la libreria Odradec è importante, perché resiste perché il Davide Wender, mi sembra che faccia della resistenza, abbia fatto della resistenza una scelta di vita, perché non è che si oppone a qualcosa di brutto e cattivo, ha fatto una scelta di vita, di rimanere qui in questa libreria, e questo lo ringrazio anche per l'aria solare che dà questa libreria luminosa, insomma. Quindi volevo dire, ecco, sosteniamolo, perché è importante sostenere queste piccole librerie, perché sono veramente, veramente degli spazi preziosi per questo periodo. Anche un interessante reparto di prodotti biodegradabili, insomma, anche la serata è speciale perché stasera è praticamente un anno che è uscito il libro di Gramsci, Il cieco carcere degli eretici, di Emanuele Ghetti, edito dall'Asino d'Oro. Anche doveroso ringraziare, perché è una casa editrice, come molti di noi sanno, che è stata costituita nel 2009 ed è un catalogo veramente interessante. Questi libri vanno in giro un po' per tutta Italia, li sostiene per la diffusione, sono dei libri veramente importanti. E stasera pensavo proprio alla primissima presentazione che abbiamo fatto a Firenze, tra altre cose qui con Simona Maggiorelli e Federico Turri, che sono qui, e proprio ripensavo a quella prima presentazione, e ripensandoci, la memoria di quella presentazione fu che alla fine fu una presentazione corale, io è questa la parola che ricordo, e quindi è come se poi questa coralità di questa presentazione è proprio perché pensavo quanto Gramsci è conosciuto da tutti. Gramsci è visto lo vediamo citato, lo vediamo, perché Gramsci non spreca mai parole, qualunque cosa vi dica non spreca mai nessuna parola, quindi effettivamente qualunque cosa tu peschi di Gramsci c'ha un significato enorme. E il libro di Emanuele Ghetti, però, che dopo un anno, che ha girato dappertutto, dopo un anno di questa crescita, ormai è un libro robusto, rappresenta un punto nuovo di non ritorno per quello che riguarda la critica di Gramsci. Il libro di Emanuele Ghetti ha reso, non so, diciamo, antiche le critiche di Gramsci che si facevano prima. Perché? Perché noi conosciamo un Gramsci, ripeto, assolutamente diverso tra il Gramsci del Quaderno di carcere, il Gramsci dell'Ordine Nuovo, il Gramsci dell'Unità. Delle volte è tutto un po' spezzettato. Noi abbiamo questa grande epoca di Gramsci, quindi vi rapportare sempre a qualche cosa. Leggo soltanto 2 righe che mi sono balzate agli occhi dal libro di Noemi, nel capitolo primo. Una frase che lui dice, scrive al fratello Carlo, questo è Gramsci che parla, quindi un attimo per avvicinarci a lui, come ci fa fare Noemi Ghetti. Lui dice: io non voglio fare né il martire né l'eroe, credo semplicemente di essere un uomo medio che ha le sue convinzioni profonde, che non baratta per niente al mondo. Quello che fa Noemi Ghetti, che da studiosa, come la definisce nell'altro libro dell'ombra di Cavalcanti e Dante, nella prefazione di Roberto Antonelli, con un metodo puntiglioso e di informatissima attenzione, di studiosa veramente particolare, prende questo
La nota dantesca di Gramsci sul canto decimo dell'Inferno, tutti noi sappiamo che insieme al canto di Paolo e Francesca è il canto più famoso, che lui affronta con questa piccola scoperta che ha fatto, e poi ci vediamo, eccetera, parte da questa nota dantesca e ricostruisce interamente la figura di Gramsci, e con una generosità e onestà intellettuale veramente rara, finisce il libro e tu lei riesce a tirarsi indietro, non parli più con l'autrice, che è Kitty, ma lascia intatta la figura di Gramsci, ti viene poi voglia di riaffrontarla di nuovo. Questa è un'operazione incredibile, per questo dico che rende antiche le altre libri di prima, dove ognuno si rapporta a Gramsci come un vestito per metterselo addosso. Lei riesce a riportare il pensiero di Gramsci unitariamente, dal Gramsci della Sardegna a Gramsci giornalista, a Gramsci speranza dell'università, a Gramsci della drammatica sua permanenza nel carcere. Dunque, questo è un po' quello che, per questo dicevo la serata un po' speciale. È un po' speciale perché stasera abbiamo anche un ospite di riguardo, che è Fulvio Pennato. Parlo dello scrittore, del filosofo Fulvio di Annago, che devo riprendere tutte queste cose, perché io... Ma io Perché mi sono ricordata, sempre in questa serata speciale, di quando ho conosciuto Fulvio di Annago, o meglio, io ho conosciuto la voce di Fulvio di Annago, perché presentava il suo libro Hegel in viaggio da Atene a Berlino, nella libreria con le psiche, io non lo vedevo perché c'era tanta di quella gente, io stavo appollaiata nell'altra stanza dove avevano fatto il collegamento, io vado avanti e tu guarda non mi sbotti su questa cosa. E veramente sentivo questo libro, non diventa soltanto la voce, e sentivo questa allora, e sentivo, insomma, e veramente sentivo che c'era qualcosa di nuovo in questo libro. Siamo nel 1997. E adesso, a parte gli scherzi, a parte cose e tutto quanto, io non potrei dirlo con parole migliori, vi leggo un pezzettino della prefazione del libro di Fulvio di Annago, che è un filosofo appunto antico, e che parlando, presentando di questo libro di filosofia, dice: ma ciò che ci interessa davvero qui non è poi tanto il dibattito filosofico. Vedete cosa ci dice. Ci interessa piuttosto ciò che il dibattito filosofico quasi sempre neanche considera, e comprensibilmente, perché sta dietro e prima della filosofia stessa, e ne è, per usare un'espressione di Jacques Bon, la fonte nascosta. Ciò di cui i filosofi non parlano, perché sono quasi sempre convinti che sia assiomatico, autoevidente, che sia costituito come verità in sé, naturale ed originario piuttosto che storicamente determinato, è il bisogno della filosofia. Ciò rispetto alla ricerca delle cui origini la filosofia si è sempre dovuta assentare, perché proprio su tale assenza si è costituita. Non poteva far altro, perché altrimenti avrebbe dovuto mettere in discussione se stessa. Insomma, partendo da questo libro, da questa prefazione, io ho capito meglio in questi giorni che cos'è segnalazione. La creatura, mediazione della creatura, è quello che ha creato il Fulvio di Annago, perché nasce con questo spirito. Tutti sappiamo che cos'è segnalazione, il blog visto da decine di milioni di persone, e qual è il pensiero di segnalazione. Io con questo avrei finito e lascerei a questo punto la parola direttamente a Fulvio di Annago. Ringrazio Sonia, oltre che, e devo dire che in effetti tutta una vita passata con dei pezzetti irrequieti a cercare di smontare le loro aspettative per la filosofia e a cercare di svelare appunto quanto orrore e quanto vuoto ci fosse dietro queste parole roboanti e ipnotizzanti che tanti di noi abbiamo dovuto subirci in maniera anche non sempre sufficientemente critica nei nostri anni di studio. Smontare, tentare di contribuire a smontare, come stiamo facendo tutt'oggi, e come è vero, mi piace quello che hai detto, segnalazioni cerca di fare tutti i giorni,
il pensiero dominante, la cultura dominante, le cose ovvie, le cose che si debbono per forza rispettare. Come recentemente ho messo su segnalazione, c'era questa vignettina di Snoopy che mi è capitato mettere, che è quella che dice appunto: se dovevo essere accomodante, nascevo divano. Il momento della dialettica, qualche volta anche aspro, qualche volta anche privato, telefonate, mail, è sempre un momento interessante, insomma, fa un po' di attività, non sempre piacevole, ma certamente interessante. Ora, venendo a noi, a questa occasione di presentazione, devo dire che è stata davvero particolare per me questa volta. Come tra poco dirò meglio, grato dell'apprezzamento per implicito nell'invito che mi era stato fatto, nell'ultima occasione di tempo che pensavo di avere possibile prima di oggi, cioè domenica scorsa, perché poi c'è il quotidiano e va bene che sono pensionato, però c'è davvero tanto da fare tutti i giorni comunque, domenica mi sono messo a riflettere su che cosa si sarebbe potuto leggere o dire questo bellissimo libro, coraggioso, importante, e mi sono accorto che avevo la testa vuota, che c'era, non certo per il libro, ma per qualcosa che veniva dal ricordo della figura umana di Antonio Gramsci, come un tenere distante, come un non volerci entrare un'altra volta, come un dolore. E mi sono chiesto come mai, cosa fosse accaduto. Di Gramsci abbiamo parlato altre volte, io stesso ho partecipato in altre occasioni a polemiche anche a volte abbastanza accese, appunto interessanti. E mi sono reso conto che qualcosa nel frattempo deve essere cambiato. Ho provato a mettere giù delle cose che le mie intenzioni erano soltanto una traccia, io non pensavo di leggere. Poi questo po' di pagine che avevo scritto domenica sono rimaste lì, mi sono detto vabbè, domani c'è il seminario, martedì le ripiglio, vediamo un po'. E quando le ho riprese non volevo continuare. Poi stamattina all'improvviso alle 5 del mattino mi sono svegliato come se fossero l'8, e mi frullava la testa e sono andato a prendere queste pagine, probabilmente sono compiute, facciamo gli antichi, ho scritto, sempre in teoria con l'intenzione di tenermi la traccia sotto gli occhi mentre parlavo, ma poi ho visto che non potevo fare così, cioè certo avrei potuto, lo sto facendo, potremmo parlare così, lo faremo dopo magari, però questo testo che era uscito, per carità, senza ora troppo, era in un registro che non permetteva di parlare a braccio. O io facevo completamente un'altra cosa, o se io volevo mantenere la percezione, la sensazione, come ho detto, ma qui lo dirò, di dolore connessa a qualche cosa che nel frattempo si è manifestato come mai prima, assolutamente assente. E sarà il discorso che faremo in queste righe sulla sinistra, la sinistra politica, sembrandola bene, dalla sinistra com'è il nostro pensare, il nostro scrivere, ma la sinistra politica, c'è cioè una possibilità in politica, una possibilità attuale di trasferire, di tradurre, di trasportare i contenuti così ricchi, così importanti che Noemi ci racconta, dei contenuti del pensiero di questo uomo in azione. Per me, che ho passato tutta la vita, in bene o male, per molti anni, proprio attivamente, in maniera militante, poi per fortuna perché mi sono curato per molti anni successivi non più, però la politica è sempre stato un riferimento indispensabile, e lo è tuttora nel modo stesso in cui intervengo criticamente. Questa constatazione della totale
assenza di una sinistra nel paese, almeno questa è la mia convinzione, poi naturalmente ognuno dirà quello che vuole, è stata veramente dolorosa. E allora, appunto, perché ho scritto, ve lo leggo, come è venuto. Pensare a Gramsci, nella Roma e nell'Italia di oggi, in mezzo al frastuono televisivo che continuamente fanno i principi di oggi, è un'attività della mente che per me, o per alcuni, o forse per molti di noi, oggi si connette ad un dolore che in verità non è immediatamente comprensibile. Quasi lo vorresti schivare, ti accorgi che vorresti pensare ad altro, si sono fidati di te chiedendoti di parlare e a te sembra di aver la testa del tutto vuota. Vorresti aver declinato l'invito, tentare di evitare il dolore sembra infatti che sia una naturale propensione della mente umana. Ricordi l'entusiasmo dell'accalorarsi in scontri verbali di un tempo. La cosa ti coglie di sorpresa. Sull'inizio non sai di che cosa si possa trattare. Ricordi facilmente altre vivaci e non dolorose occasioni di studio, di discussione negli anni intorno all'ascito teorico e morale del fondatore del Partito Comunista d'Italia, alla sua ricerca, alle sue intuizioni e proposte. Ricordi le appassionate lealtà che si riconoscono reciprocamente in quei dibattiti, i biechi tradimenti che si svelano, l'ira nello scoprire e poi nel documentare l'inganno mostruoso che intorno a questa grande figura è in danno di tutti noi, che speravamo in una trasformazione dell'Italia nella quale ci proponevamo di aver parte, alcuni piccoli uomini, fattisi grossi solo perché gonfiati dall'alienazione religiosa che allora, dopo il 56, cominciavamo a chiamare culto della personalità, tessevano e avevano a tessere fin da quando Antonio solo, troppo stanco, troppo malato, in lotta personale continua contro la depressione, era ristretto nella galera fascista. Eppure aveva continuato a resistere, a pensare, a parlare, a scrivere. Non c'era questo dolore di oggi allora. C'era, e certamente c'è ancora oggi, il dolore per lui, per questo nostro geniale compagno e fratello stroncato a soli 46 anni, e noi ne abbiamo parecchi di più di così adesso, trasaliamo nel constatare che quel martire ci potrebbe essere figlio, ormai. Il dolore, come fresco di oggi, per la vita impossibile che allora il tempo e maledettamente i suoi stessi compagni gli avevano apparecchiato, alla quale non si potrebbe mai sottrarre, per gli amori che non poteva vivere, per i figli che non poteva aiutare a crescere, per le gioie che gli uomini pur incontrano nel corso della propria vita e che lui non poté provare, per la grande bellezza del mondo che a lui fu sempre negata. Ma non questo dolore di cui sto cercando di dire, un'altra cosa. Allora, quando le prime volte parlavamo di lui, scoprivamo la sua vita coraggiosa, ci entusiasmavamo per il suo pensiero, erano tempi che quando un compagno cadeva, ci dicevamo che adesso avremmo raccolto noi ancora vivi, la sua bandiera, la sua testimonianza, il suo lascito, che l'avremmo fatto germogliare e fruttare nella vita pulsante del movimento ampio della sinistra, senza impazienze infertili e nei tempi che sarebbero stati quelli reali, certo, ma indubitabilmente. Era quello che chiamavamo ampliamento della conoscenza, capacità di progetto, intelligenza collettiva e lealtà. Ammaestrati da esperienze drammatiche ormai alle nostre spalle, avremmo portato avanti noi, anche grazie a lui, il cammino che in lui, come in tante altre compagne e compagni, era stato stroncato così brutalmente da una violenza inumana di cui gli uomini, unici fra tutte le specie viventi, sono capaci. Perché allora, e ne eravamo certi, proprio certi,
la sinistra diamine c'era, magari non sapevamo bene dove esattamente stesse, magari capivamo già che in realtà era ancora tutta da costruire o da ricostruire, ma nelle piazze che ancora si riempivano di popolo, i nostri occhi si incontravano ancora facilmente in occhi del tutto simili ai nostri. I nostri sorrisi di allora, e ce l'avremmo certamente fatta. Per lunghissimi anni, in realtà, di Gramsci si era parlato molto di più all'estero che in Italia. Da un po' d'anni anche da noi, e forse proprio in dipendenza della o in relazione alla sempre più innegabile presenza nella società italiana ed europea di una ricerca teorica nuovissima, non per caso si ragionava prima a partire dal 2005-2006, quando qualcuno poteva ipotizzare che potesse anche avvenire una saldatura fra una grande teoria del passato e un movimento reale che si muoveva nelle strade, nelle piazze e nella cultura italiana, e che si muove tuttora, peraltro. Cominciarono a scrivere. Si sono susseguite le pubblicazioni su di lui e il dibattito è sembrato molto più vivo di prima. È sembrato. Ma bisogna, è vitale, saper distinguere. Ci sono stati tanti lavori ed opere su Gramsci che a ben vedere hanno preso voce solo dal bisogno di confondere per giustificare e confermare la bontà e gloria e necessità storica del percorso perverso che di tradimento in tradimento da Togliatti ci ha portati a Matteo Renzi, di sostenere e confermare l'egemonia che evidentemente si era temuto potesse vacillare di fronte a quelle nuove proposte in quello che un tempo era il campo della sinistra, di quelli stessi e degli eredi di quegli stessi che prima l'avevano voluto rinchiuso in galera. Che poi avevano respirato di sollievo quando davvero e definitivamente quella mente aveva cessato di pensare. Che ancora solo un momento dopo quella morte, come disgustosi avvoltoi, si erano precipitati a fare a brani il suo pensiero per piegarlo, stuprandolo, ai propri scopi politici, in vista dei quali, forse per una debolezza intellettuale, ma noi diremmo piuttosto umana, quel fondamentale concetto gramsciano di egemonia, privato criminalmente di ogni contenuto di rapporto interumano, veniva inteso e deformato in quelli non umani e antropologicamente elementari e troppo materiali di potere e di dominio. Quelli che hanno scritto quei libri, questo dolore che dicevo prima, non lo conoscono di certo. Non sanno proprio di che cosa si possa trattare. Tant'è vero che spesso ci sghignazzano, anzi. Ma ci sono stati altri libri che sono stati onesti e hanno detto la verità che gli altri hanno continuato a celare. Nel passato ci siamo trovati a presentare quello di Mario Canali, stasera presentiamo quello di Noemi Ghetti, che, con una sensibilità, non temiamo di dire, certamente ancora più profonda e intelligente, ha colto altri nessi e significati finora occultati. Quel nostro dolore nel pensare a Gramsci ci sembra allora davvero sano e inevitabile. Perché oggi una sinistra politica dove spendere i possibili frutti contemporanei di una riflessione, di un approfondimento del suo pensiero rivoluzionario all'interno della quale riprendere, proseguire e realizzare la sua prassi rivoluzionaria allora stroncata, oggi davvero non c'è. Hai paura allora di poter arrivare a pensare che quell'eroe sia morto per niente? Una sinistra politica oggi in Italia non c'è. Certo, se non c'è, non potrà che esserci un domani, perché le contraddizioni, anche se un'epoca tenta di annullarle o meglio di negarle, in realtà non possono semplicemente e magicamente sparire. Dunque ci vogliamo fidare, e sperando di non sbagliarci un'altra volta, del lavorio sempre a lungo invisibile di quella vecchia talpa che dai tempi di Shakespeare era riemersa in quelli di Hegel, ma che fortunatamente aveva trovato poi una figura, a noi certamente lo confessiamo, parecchio più simpatica, nel 18 Brumaio di Carlo Marx. La vecchia talpa della rivoluzione. Ma intanto, se ora non c'è, e prima sembrava esserci, significa per forza che c'è stato un fallimento e una sconfitta. Quando una prassi fallisce, in politica proprio come nel metodo scientifico, si dimostra conseguentemente errata anche la teoria sulla quale essa aveva fatto base. E d'altra parte, una prassi priva di teoria
ha sempre prodotto e sempre potrà produrre soltanto conferma della scissione e ripetizione del fallimento. Occorre allora rimettersi al lavoro, come si disse tanto tempo fa, provando e riprovando. Dopo la sconfitta drammatica della rivoluzione del 1848, Karl Marx, costretto dal governo francese e dalla persecuzione di tutte le polizie d'Europa, si trasferì a Londra e iniziò lì una lunga stagione di costruzione teorica. Nel novembre del 1926, Antonio Gramsci, dopo la sconfitta del Biennio Rosso, la presa del potere di Mussolini nell'arco di tempo che va dal 22 all'assassinio Matteotti e all'attentato di Zamboni, alle leggi fascistissime del 25, una volta costretto e fino alla morte nelle carceri fasciste, si mise a studiare e a scrivere. Noi oggi, dopo una lunga storia di sconfitte, che fa data almeno dalla togliattiana svolta di Salerno, attraverso la morte del 68 e poi il crollo dei sistemi del comunismo reale, da molto tempo ormai studiamo e facciamo ricerca teorica. Era accaduto che un giorno un uomo qualsiasi avesse scritto di una nascita umana alienata ma non perversa. Era stata spazzata via una teoria millenaria che sosteneva la nostra originariamente corrotta e perversa, la natura generalmente corrotta e perversa degli esseri umani, la necessità dell'educazione degli uomini, la rassegnazione alla nevrosi, al dolore per il naturale conflitto degli istinti umani con la società. Questo era il motivo dell'isteria. Ci mettemmo al lavoro. Era accaduto che una scoperta scientifica, la scoperta di Massimo Fagioli della nascita umana, avesse dimostrato che quell'eguaglianza che la sinistra, da quando ha preso voce, aveva nominato e sognato come chimera da perseguire, ma per un futuro imprecisato e imprecisabile, è piuttosto la condizione ontologica di base della nostra comune specie umana, in virtù delle dinamiche della stessa nascita biologica degli esseri umani, di una capacità di reagire e di una capacità di fantasia ad essa connesse che ci caratterizza. Di tutti gli esseri umani, donne e uomini prima di tutto, l'unica vera differenza che nella specie c'è, ma poi per esempio di palestinesi e israeliani, per restare all'attualità, o magari di anglosassoni e di cinesi, di migranti e di cosiddetti autoctoni, di proletari e di borghesi. A noi dunque adesso tocca una lontananza paradossalmente aristocratica, persino fisica, radicale e intollerante, da proprio tutta, scritto maiuscolo, quella soi-disant sinistra di oggi, o che ancora pretenderebbe di dirsi tale, mentre spesso dice anche, non proprio coerentemente, che oggi non ci sarebbe più una vera differenza fra sinistra e destra, quando qualcosa che in realtà non c'è dice pertinacemente di esserci, e qualcuno ci casca sempre, dice il falso, e la situazione è certamente persino peggiore. Quella soi-disant sinistra politica italiana di oggi, in realtà si prostra tutti i giorni servilmente e vergognosamente davanti a papi, vescovi e preti, i più feroci nemici dell'umanità, come scriveva Antonio Gramsci. Propone continuamente immagini deformate e terribili dell'umano reso disumano. Si alimenta, nel frattempo, sempre volentieri, degli avanzi rimasticati e ripugnanti delle mense di capitalisti, faccendieri, finanzieri e criminali vari. Ogni epoca ha il suo compito da svolgere per il progresso umano e questo oggi è senza dubbio il nostro. Un tempo avremmo detto, ma lo diciamo ancora, affidiamo le armi della critica. A noi oggi spetta un indispensabile e necessarissimo lavoro culturale e teorico che infatti facciamo e stiamo facendo. Per la verità, con davvero inatteso da noi stessi grandi risultati e successi. Fra pochi giorni celebreremo i nostri 40 anni di ricerca al Castello Sforzesco di Milano, all'Aula Magna della Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Questa ricerca poteva riuscire, non poteva riuscire, ce lo dicevano tutti, e invece è riuscita. Di Gramsci allora, per continuare questa ricerca ci serve quasi tutto, la intransigente laicità, di fronte al servile prostrarsi al Vaticano di tanti oggi, la capacità di studio e di fatica personale, di fronte all'ignoranza abissale dominante, l'intelligenza e la profondità di pensiero, di fronte alla totale fatuità autoreferenziale, all'assoluta vacuità
di quelli che ci parlano dagli schermi televisivi, la coerenza e la serietà di una proposta di costruzione di un'egemonia culturale della sinistra sullo stato delle cose presenti, che faccia base sulla partecipazione dell'altro, sulla ricerca di un consenso attivo dei propri simili e non sul decisionismo autistico e neofascista dei nostri governanti di oggi, la capacità di emozione e di riferimento costante a quanto nella realtà umana non è riconducibile all'utile e al conveniente, ma sa legarsi a immagini femminili e razionali che sono la nostra più intima e vera realtà umana. Viviamo in tempi abbastanza terribili. L'inumano, tranquillamente dovunque, pare avere la meglio sull'umano. Chi ci dice che questo è il migliore dei mondi possibili, ci è nemico e odioso. Talvolta, francamente, anche noi serenamente sghignazziamo di fronte alle pagliacciate del potere che i media ci impongono quotidianamente, ma non affatto convinti che basti una risata a seppellire quei mostri, perseveriamo nella nostra ricerca intransigente, memori dell'ammonimento di Altan quando ci dice attenzione ai pagliacci, possono diventare feroci, e memori però anche dell'unica frase di Lenin che ancora ci piace ogni tanto citare senza riserve, che la pazienza e l'ironia sono le doti migliori di un rivoluzionario. Il libro di Noemi Ghetti, del tutto all'interno di questo percorso, è dunque davvero importante per noi e le vogliamo bene per averlo scritto e sostenuto. Emozionante, perché è tutto vero il discorso che tu hai detto, no? Ho sentito quando parlavi di questo fatto di dire, insomma, di nuovo stiamo qui a raccontare la storia bellissima di un uomo e poi lo vediamo sullo sfondo, non c'è, no, sembrerebbe così, ma non è così, non è così, insomma, mi sembra che hai dato una, cioè, una voglia di questo continuare a fare, insomma, sicuramente, come dici te, il libro di noi ci dà questa spinta, insomma, mi rendo conto sempre di più rileggendolo, no? Questo muoversi senza farsi condizionare da questo momento terribile che abbiamo, che dura forse tantissimo tempo, del conformismo, che devo dire che dura da 70 anni, perché poi effettivamente è così, insomma. E invece questa capacità di Noemi che ha ripreso questo filo, una capacità di studio, insomma, poi nasce soprattutto da questo, dallo studio, ripeto, da un'onestà intellettuale di costringerci al rapporto con Altano Gramsci in questa maniera. Io fra voi due ragazzi sto ben bene, mi sento proprio con questi due grandi pensatori. Noemi, tu hai presentato questo libro in tante piazze, quindi è anche interessante sapere che reazioni hai avuto, eccetera, di questo libro che veramente risponde a questa esigenza di sapersi rapportare a Gramsci. Io mi ricordo sempre che a scuola avevo un insegnante socialista, tra le altre cose, una persona fantastica che da Gramsci, una ragazzina, diceva, sai, Gramsci dopo tanti anni di prigionia ha lasciato degli appunti tutti disordinati, eccetera, ti figurati proprio come fai a avvicinarti a Gramsci, poi ci provi ma ti ritorna, è veramente essere docente, proprio è una grande responsabilità, no? Perché dici questa cosa. Però poi in qualche modo questa figura, anche questo fatto di chi ti parla dei quaderni del carcere e poi ti trovi una frase di Gramsci, da giornalista, che è diverso, una persona diversa, perché è una persona in qualche modo strutturata in questa maniera. E veramente la sinistra ha fatto questa operazione di cui spesso abbiamo parlato, no? Un Togliatti che lo propone, ma non lo propone, lo propone, tu sei dentro questa situazione. E che per capirla, per toglierti da questa ambiguità ci vuole veramente tanto tempo. Il tuo libro, non è riuscita,
ci sono, naturalmente ci piacerebbe che ci fossero anche delle domande su questo libro, eccetera. Ti darei la parola e non so, per questo discorso della padella, se potessi farti un discorso limite anche su questo, di parlare oggi di cos'è l'egemonia, perché anche questa parola ci siamo avvicinati in questa maniera. Vedi, ti lascio dire qualche la parola su questa, su questo, per parlarti un po' di questo. È un po' difficile parlare dopo Fulvio, io mi sono commossa, ma mi pare molti ci siamo commossi, veramente difficile. Io dovrei ringraziare, perché non è il solito ritratto del povero Gramsci, scusate, è un'etichetta che sempre, se si deve parlare di Gramsci nei giornali, la stampa, chiunque, il povero Gramsci. Il povero Gramsci, come se tutto fosse riconducibile, diciamo, a questa disgrazia di questa storia, vicenda umana, da tutti, alla sua malattia, per cominciare, no? Com'è? Un'icona del male fisico da cui si deduce poi l'infelicità di una vita intera, il pessimismo del pensiero, è tutto falso, questa cosa. Quindi io voglio ringraziare e voglio anche dire a Davide che ci ospita qui questa sera, che io sono... di poter fare la prima presentazione romana di questo libro, perché tale è, perché quella, la prima fu a Firenze a novembre, il libro ha un anno, compie un anno alla fine, la prima fu a Firenze con Maggiorelli e Tulli, che sono qui presenti, Simona Maggiorelli e Federico Tulli, poi ci fu quella più libri e più liberi, però quella extraterritoriale, una location extraterritoriale, come me, è una repubblica a parte, insomma, non... Dopodiché ce n'è stata una alla Dante Alighieri, sono stati i primi, hanno battuto sul tempo degli inviti tutti, perché volevano questa volta, prima, a differenza che nel libro precedente che hanno considerato con molta circospezione, ci hanno messo 3 anni a invitarmi, qui si sono fatti, il presidente ha voluto essere per primo in lotta con quella, la Dante di Parigi, che mi voleva e voleva scavalcare quella di Roma, quindi il 10 di marzo ero lì. Quindi anche quella però è, come dire, un'istituzione, che certo è un'istituzione pubblica, ma di presentazione in libreria pubblica, questa è veramente la prima. E io sono felicissima perché il mio Nino compie, il mio Gramsci compie un anno, il mio, diciamo, intendo dire il mio libro, sanguinoso, perché mi è costato veramente molto sangue questo libro, devo dire. Un'immersione, un'apnea di 3 anni sanguinosissima e dolorosa, molto dolorosa. Non si può avere a che fare con Gramsci senza... è proprio un'immersione in un'esperienza umana, che dire eroica forse non rende nemmeno l'idea, ma proprio di un'umanità talmente passionale, intensa, forte, resistente, irresistente, indomita, generosa, presa solo dall'interesse per la realtà umana degli altri, le donne, i bambini, tutto quello che nel mondo comunista purtroppo è stato sempre molto presente. Che penso che molti di noi, voglio dire, hanno attraversato quel mare e fiancheggiando sempre, perché noi non siamo, io non sono anticomunista, io non sono stata mai comunista, questo vorrei chiarire, insomma, perché subito e fin da ragazzina ho sperimentato, e cominciando precocissimamente a insegnare a Firenze, vi immaginate, Firenze città rossa, città rossa, ma è la città di Don Mazzi, è la città dei cattolici di base, insomma i miei colleghi erano tutti così, di sinistra, e a contatto sempre con questi colleghi, ma vivendo sempre, diciamo, prima di tutto, mi viene da dire una sorta di disprezzo nei confronti delle donne, ma sulla pelle, che era lo stesso, ma in un modo più sottile, provato dai preti. Ero scappata dal Veneto per arrivare a Firenze e mi ritrovavo una cosa più gelida di quella dei preti ancora, una condanna in qualche modo, una freddezza, e tenevo duro naturalmente, perché di sinistra sono sempre stata, di sinistra volevo restare, insomma tenevo duro, sono stata rappresentante sindacale, sono stata della CGIL, mi è successo anche di essere accusata di essere fiancheggiatrice dei terroristi sulle pagine dell'Unità Nazionale quando al giorno del sequestro Moro,
per un volantino che avevamo fatto nella sezione sindacale, di cui in quel momento a rotazione lo facevamo, ero segretaria locale, diciamo, responsabile con un collega. Quindi è stata molto dura l'esperienza, senza capire bene, ma avendo sempre in mente che il punto, il nodo centrale di questa mia sofferenza, dolore, non trovare luogo, non trovare posto dove stare, era sempre alla fine il confronto con pensieri dogmatici, con chiese, il femminismo, il comunismo, le case del popolo, tutte chiese, cioè entrare da una porta e uscire dall'altra dicendo anche questi sono una chiesa. Gramsci completamente, quindi all'ombra di Togliatti, come io racconto, la mia scoperta di Gramsci è stata una scoperta tardiva, perché certo ce l'avevamo, io ho insegnato per 30 anni nelle antologie scolastiche, ma nei libri di storia era solo perché martire. In letteratura e vita nazionale, che io avevo per le mani in quanto insegnante di italiano, c'era una cosa ben mirata, selezione di alcuni passi, ma io la nota dantesca che ho insegnato 30 anni, Divina Commedia, non l'ho mai trovata, non l'ho mai trovata citata. Che Gramsci fosse un filologo di formazione non l'ho mai scoperto, quando casualmente da una pagina di Left, da una fotografia che illustrava un articolo di Elisabetta Amalfitano su Left, la prima pagina dei Quaderni, la fotografia della prima pagina, 8 febbraio 1929, 3 giorni prima della stipula dei patti lateranensi, ho scoperto che al quinto punto di questi 16 punti che Gramsci si riprometteva di trattare nei 20 anni di prigionia, non erano 20, erano 18, insomma, che avrebbe dovuto, ormai ne erano passati 2 dall'arresto, che avrebbe dovuto scontare nel carcere di Turi, facendosi fare un tavolino a sue spese, facendosi a proprie spese, chiedendo, insistendo sul diritto di avere una cella singola, senza mai pretendere, sempre per rispetto del codice carcerario e non mai chiedendo privilegi per se stesso, dove possiamo pensare che a Mussolini potrebbe anche aver fatto comodo dargli e fargli un trattamento privilegiato, giusto? Mai si è sempre opposto anche ai familiari che volevano chiedere la grazia, prendendo le distanze, eccetera. Quindi io non ne ho mai sentito parlare, com'è possibile questa cosa? Lui scrive questa, mette al quinto posto di questa nota, scrive Cavalcanti, 2: la sua posizione nella struttura e nell'arte della Divina Commedia. Sono rimasta impietrita, anzi me l'ha fatta notare un amico, sono rimasta impietrita, dice hai notato cosa c'è scritto lì? Rapido ricerca, rapida inchiesta, telefonai ad Elisabetta e mi disse sì, aspetta, no, non so niente, aspetta che guardo, e insomma una ventina di pagine dei Quaderni contengono la nota dantesca, è l'unico saggio di filologia e critica dantesca che lui, che di formazione era un filologo e linguista, ha fatto. E questo saggio, voglio dire, viene steso in quei 3 anni, 2 anni e qualcosa, diciamo 2 anni e mezzo, dal 30 al 32, al giugno del 32, che sono gli anni cruciali per Gramsci in carcere, quelli dello scontro frontale, perché sono quelli in cui lo scontro con Togliatti si fa manifesto, assolutamente manifesto, perché Togliatti si è preso la responsabilità di non trasmettere una lettera che in quanto segretario del partito Gramsci mandava a Mosca, e questo ancora nell'ottobre del 26, pochi giorni prima, guardate bene le coincidenze, dell'arresto, dove lui fu lasciato completamente scoperto anche dai compagni di partito. Era l'unico che si muoveva avanti e indietro per i treni, lo fecero andare a Milano, poi tornare indietro con un controordine, viveva nella camera in affitto, gli altri erano tutti espatriati, e fu arrestato. Togliatti si è preso la responsabilità di non trasmettere questa lettera di Gramsci, perché era in conflitto con le posizioni evidentemente già molto totalitarie e molto dure con cui Stalin pretendeva di stroncare, voleva stroncare il dissenso interno, Trotsky, Zinoviev, dell'opposizione. E Gramsci aveva detto che lui su questo metodo non era assolutamente d'accordo. Togliatti si prende la responsabilità, Gramsci viene in qualche modo abbandonato, però la cosa peggiora, la sua situazione peggiora. Adesso è uscito anche un libro di questo Fabri, non so
non l'ho ancora visto, che racconta anche come tutti i tentativi di liberare, ci ha provato anche Carlo Patrignani, Carlo Patrignani si è in uno di questi tentativi, il primo, di far liberare o far evadere o liberare, trattative poi sono state per liberare, sono stati lasciati cadere, per la colpevole, diciamo proprio la colpevole disinteresse o anzi addirittura attività, diciamo che veniva da Mosca. Trattative tra il Vaticano e Mosca, cioè lasciati completamente cadere. In quei due anni e mezzo in cui lui stende la nota dantesca, c'è il congresso, c'è la svolta staliniana, la svolta totalitaria di Stalin, c'è il congresso di cosiddetto di Colonia di aprile 31, che Canfora dice che è avvenuto in realtà a Mosca, si è sempre chiamato di Colonia ma invece che è avvenuto a Mosca, in cui, e questo lo dichiara anche Giuseppe Vacca, la figura di Gramsci è stata canonizzata e trasformata in martire e icona del comunismo, che vuol dire darlo per morto praticamente. Gramsci intanto scriveva, però Togliatti nel frattempo, e questo è il grande interesse, io mi sono stupita che questa nota non mi fosse arrivata mai in 30 anni di studio della dialettica tra Cavalcanti e Dante. Non ho capito perché, però c'era una strana coincidenza, che la frase che io ho messo in esergo del mio primo libro è una frase che singolarmente tallona, copia, riformula esattamente il giudizio di Gramsci. Ed era di un grande critico, Gianfranco Contini, il quale è l'unico a sostenere apertamente che tra Guido Cavalcanti e Dante c'è la storia di un tradimento, che è costato la pelle, che è costato l'esilio e la morte a Guido Cavalcanti in un tempo strettissimo, in un giro di mesi strettissimo, cioè due mesi. Un tradimento della militanza stilnovista comune, dell'amore per la donna, quindi un giallo che mi si infittiva sempre di più. Vado a vedere, l'unico saggio che c'è è un saggio firmato da Vacca e Rossi del 2007, che è una interpretazione della nota dantesca che è veramente vergognosa. Scusate, io non lo so poi se queste cose verranno sentite, sono anche scritte nel libro e forse pago il prezzo anche di questo. Il saggio non si trova più in commercio, in questo momento, in Gramsci tra Mussolini e Stalin, in cui viene fatta una cosa talmente risibile che perfino Guido Liguori dice che non si capisce come faccia a reggersi in piedi quell'interpretazione. Non entro nei dettagli e nei particolari. Gramsci non voleva certamente, voglio dire, fare una denuncia diretta, non è che scriveva, perché l'interpretazione di Vacca è che tra Togliatti e Gramsci veniva messo a punto, mentre lui era dato per morto, un codice di comunicazione privata e clandestino attraverso il quale passarsi, sotto codice appunto di cose letterarie, in realtà contenuti di valore politico. Cosa assolutamente assurda, voglio dire, cosa vado a scoprire? Leggo la nota, seguo fili faticosissimi perché naturalmente sono frammentate, i carteggi sono triangolari. Gramsci scriveva a Tatiana, Tatiana passava a Sraffa che stava a Cambridge, lui che era un amico, un avvocato amico, un economista chiamato a insegnare a Cambridge da Keynes, trascriveva e mandava diligentemente quello che Gramsci scriveva a Mosca, a Togliatti, e rimanda, attraverso questa lunga via arrivano due messaggi, e sono gli unici che noi conosciamo, due messaggi di Togliatti che parlano della nota dantesca. Ma è incredibile, perché Gramsci aveva scritto in una lettera, dopo averla scritta tutta, uno schema che aveva mandato al suo vecchio professore di filologia dantesca, e il professore di filologia dantesca era l'insegnante stato anche di Togliatti, ed era colui che aveva presentato Sraffa, un vecchio socialista con il quale Gramsci si era anche a un certo punto scontrato aggredendolo sulle pagine dell'Ordine Nuovo, dopo c'era stata una rottura, ma si erano ritrovati all'ambasciata di Berlino quando Gramsci per la prima volta nel 22 andava a Mosca, e c'è un racconto in una lettera di Gramsci che è veramente sconvolgente per bellezza, dell'incontro tra il vecchio professore ormai preso di mira dai fascisti, una specie di parallelismo di vicende, diciamo. E Gramsci
lo cerca e lui scende dalle scale e in onda di lacrime mi abbraccia con quella sua folta barba, il vecchio dentista, capite? Il vecchio dentista, incredibile, c'è questo incontro incredibile, questa consonanza. Cosmo, il professor Cosmo, specialista in danterie, perché Dante, sì, perché Gramsci poi dice che lui non vuole certamente passare per un esegeta, che i professori riminchioniti solo si fanno della Divina Commedia di Dante una religione, dice, lo dice chiaramente questa cosa, dice però scrivo questa nota dantesca perché questa no, io ho fatto una piccola scoperta e vorrei che voi contattaste il professor Cosmo per chiedergli se è vero questa piccola scoperta, dice, verrebbe a mettere in discussione il sistema critico di Benedetto Croce, in particolare la sua distinzione tra struttura e poesia, o struttura e non struttura. E lo faccio leggendo il canto decimo, perché nel canto decimo, come tutti sanno, normalmente viene chiamato il canto di Farinata. È il canto degli eretici, no? Benissimo, lui dice no, non è il canto di Farinata, è il canto di Cavalcanti, del padre di Guido Cavalcanti. E se noi tiriamo fuori solo quei versi famosissimi in cui Dante parla con Farinata e tagliamo l'inserto nel quale Cavalcante striscia lungo il suo corpo, no? E chiede del figlio se te ne vieni, te ne vai per altezza di ingegno, perché Guido non è con te. Dante, se ricordate, la tira per le lunghe, dice forse per cui ebbe a disdegno cui io vado, anche con una frase un po' enigmatica, ebbe a disdegno, come dicesti, urla, il centro di tutto il canto è quello, egli ebbe, dice, allora, dice, la luce del sole non ferisce più i suoi occhi e stramazza in fondo là, e più non parve fuori. A questo punto compare, entra in scena di nuovo Farinata, il quale non è più l'eroe di Bellino della battaglia di Montaperti, ma invece si fa semplicemente una guida, un cicerone, spiega perché loro nel carcere degli eretici vedono sì il passato, vedono sì il futuro, ma quando si avvicina al presente non lo vedono più, si appanna. E questo è il vero contrappasso. Perché? Perché chi pretende di studiare il futuro, vedere il futuro al di fuori della religione cattolica, mette le mani sulla provvidenza divina, perché potrebbe anche cambiarlo. È una cosa da eretici questa, capite? È proprio una cosa da eretici, perché studiare la realtà umana vuol dire in realtà tracciare dei disegni per poter mutare anche l'andamento delle cose. E quindi la punizione, il contrappasso è allora siete ciechi. E lui nota, dice, guarda un po', dice il cieco Tiresia, come aveva scritto già tanti anni prima nel 18 un articolo in cui già accennava a questo argomento, della cecità come punizione per chi è ateo, la cecità di Cassandra. Poi allora, andando avanti di questo passo, vengo, il canto si anima di figure femminili che gli sono sottaciute, dice com'è che non si parla della figlia di Farinata che è andata sposa a Guido Cavalcanti, la ragazzina è andata sposa a Guido Cavalcanti, e quindi sono i consuoceri, sono lì dentro la stessa arca incandescente, perché consuoceri? Dice com'è che non si parla? Dice qui sotto c'è Ifigenia, c'è la storia di Ifigenia, di Medea che ammazza i bambini, che sgozza i bambini, cioè, e lui ha una moglie ricoverata e due figli a Mosca, controllato e costretta contro lui. Insomma, non vi sto a raccontare di più, ma guardate, Non entro nel merito della critica che lui fa al termine struttura. Lui dice non esiste in poesia una poesia che sia senza struttura, una struttura c'è, la struttura ha comunque una sua funzione, c'è. Dice volerla annullare vuol dire distruggere il significato, il senso completo, perdere completamente, ma da quello lui passa anche alla critica di struttura e sovrastruttura, e quindi all'economicismo e al determinismo, perché capite, al determinismo della distinzione marziana tra struttura e sovrastruttura. Quindi è un punto di partenza questa, quindi da una parte per attaccare lo strano, falso modo in cui Croce aveva introdotto in Italia poi Marx, per svuotarlo completamente, lui dice per fini morali ha introdotto Marx per svuotarlo completamente e farne, e tanto la sua attività è solo a scopo pedagogico morale e basta. Quindi da una parte l'idea di intellettuale
che ha Benedetto Croce. Gli intellettuali sono una casta, lui dice: no, non sono una casta gli intellettuali, sono stati una casta sempre al servizio della Chiesa, del potere e della Chiesa. Per questo, ecco, qui si entra nel discorso della nuova idea di egemonia. Dice: c'è una secolare egemonia cattolica che marcia, e questo sarebbe un altro discorso da aprire, sul modo in cui è stata gestita la questione della lingua italiana. Sono tutte, voi capite, non c'è il Gramsci, è tutto un filo che passa di ricerca, da quando era in Sardegna, da quando era lì, dei suoi primissimi scritti, fino alla fine c'è un filo coerentissimo. Non esiste. E poi le professoresse faceva comodo dire: no, è un cumulo di appunti sparsi e non si capisce niente. C'è un filo coerentissimo, c'è una coerenza pur nella... non è uno zibaldone, voglio dire, in senso stretto. Lo zibaldone è nato proprio con una serie di appunti sparsi, e lui stesso, Leopardi, ha fatto poi un indice del suo zibaldone. Questo no, erano 30 erotti quaderni che lui aveva, e badate che in cella lui ne poteva avere 4 pezzi in tutto alla volta. Tipo 2 libri, un quaderno, un vocabolario, magari di tedesco, per tradurre, questo sarebbe un altro discorso, un giovane Marx, che nessuno voleva vedere perché era stato pubblicato quando postumo, fino alla lettera al padre, che voi sapete che è stata valorizzata poi. Gramsci curiosamente si ferma nelle sue traduzioni del giovane Marx esattamente all'inizio della lettera al padre. Io devo supporre che l'avesse letta tutta, ma lì deve essere cascata proprio la pena. Perché lì era il fallimento, si vede il fallimento. E lì lo denuncia, è da 19 anni Marx. Io credo che quando è arrivato lì ha smesso di tradurre perché non sapeva come un dramma interno. Perché lui cercava nel giovane Marx già l'umanesimo di Marx. Quando è arrivato a quel punto c'è una dichiarazione. Ecco, allora il coraggio di denunciare questa cosa e l'intelligenza, la genialità di denunciare, di portare alla luce questa cosa che forse... molti avevano letto ma nessuno aveva notato bene, diciamo, la ricerca a cui rinunciava Marx, diciamo, della realtà, di quella realtà, dice, spirituale, perché non voleva immateriale, ma che dai contorni altrettanto definiti di quella materiale, la perla delle perle la chiama, pensavo di poterla trovare, invece rinuncio e mi do alla filosofia. A proposito di filosofia, mi converto. Quindi questo sarebbe tutto un altro discorso da aprire. Gramsci che traduce le favole di Grimm, che traduce il giovane, cioè il rapporto con i bambini, il rapporto con le donne. Guardate, è veramente un uomo di una ricchezza, di uno spessore sconvolgente. Dovunque voi mettiate le mani, qualsiasi cosa voi leggiate di Gramsci, per esempio, io ho trovato nel mio libro che era difficilissimo da parafrasare. Non si può parafrasare. Non si può ridurre, perché le parole sono essenzialissime, chiarissime, modernissime. Un italiano, lui dice quistione, e io ho lungamente pensato che è affezionato a questa parola, quistione, perché lo disse Luca Paulesu, è una parola controegemonica, cioè contro l'egemonia della lingua italiana. Se in sardo si diceva quistione, allora lui insisteva. Ed è quasi il suo fanalino di riconoscimento, la parola questione, tant'è vero che tra compagni una volta si diceva la questione, no? La questione è questa. È proprio una sua cosa distintiva, no? Affezionatissimo, immaginate che non sapeva che l'italiano si scriveva questione, no? Lui questione. E quindi sono tutti aspetti interessantissimi che c'entra Dante, ve l'ho spiegato. Io a questo punto vorrei più che altro sentire qualcuno che ci dice qualcosa. Noi abbiamo parlato, io ho anche scritto, forse ho parlato anche troppo. Io so che ci sono persone che avrebbero molte cose da dire qui dentro. Non mi costringete a fare come quando si fa in classe, Non mi fate fare questa figura, per favore. C'è un'amica che mi è stata preziosa qui, si chiama Francesca Iannato, che è dalla Biblioteca Nazionale di Firenze,
Ma voi non avete idea di che cosa vuol dire avere una persona che al volo capisce cosa stai domandando e te la moltiplica per 10 la ricerca. Tu non hai neanche idea di dove puoi andare a finire, ma lei scopre dove puoi arrivare. Cioè tu chiedi a Naspi e chiedi una cosa e lei ti sa dare, per me è stata preziosissima, tutti quei dati. I due capitoli centrali che ci sono sulle mistificazioni pericolosissime che io ho scritto, smascherando gli inganni, gli imbrogli della cosiddetta conversione di Gramsci, quindi che marciava sulla mistificazione di un articolo del 21 di Cesar, voglio dire, che secondo loro avrebbe attestato un precocissimo, secondo De Magistris, questo proto penitenziere vaticano nel 2007, avrebbe dimostrato la precoce endorsement per il catto comunismo di Gramsci. Ecco. Allora, subito raccolta da soci, da scritta moltiplicata, eccetera, eccetera, oppure l'intreccio di lettere complicatissimo perché date solo in maniera parcellizzata, che sta dentro il commento alla nota dantesca del libro di Vacca, cioè ricostruire questi fili pericolosissimi, voglio dire per me, perché lì se sbaglia anche una virgola minuscola imperdonabile, voi dovete reggere benissimo in questo caso. Da questo punto di vista Francesca è stata per me veramente perché ti senti in mani sicure, in mani solide, no? E poi c'è la più grande biblioteca italiana, e tu in tempo reale riesci a vedere che cosa c'è nei libri, ma anche quello che non ti figuri che esista, non sai che esiste, cioè capito? Cioè, questa è veramente Francesca. Questa famiglia degli Annacco è una famiglia. Questa famiglia degli Annacco è una famiglia. Francesca, dici qualcosa. No, per me è stato. Te lo disse anche a Firenze, affascinante fare. E poi vedere come loro mistificavano veramente, cioè che uno poi vai a vedere non c'era niente di quella, appunto, su quella finta attribuzione dell'articolo. Dell'articolo, sì. Di sé a Sara. Come si fa? Era morto nel 22, era un cattolico socialista, il quale continuava ad attaccare in questo pezzo, voglio dire, che era il primo pezzo della scuola delle Frattocchie, dell'antologia che studiavano catto comunista ai tempi di Togliatti, no? Ed era dato in maniera che non si capiva, era firmato Cesare in piccolissimo, ma messo in bocca sotto un'intestazione, no? E lei alla ricerca di chi era questo Cesare, noi alla ricerca di chi era questo Cesare, e allora... No, infatti poi andando a trovare i libri, sui libri c'era proprio chiaro nel libro che era un altro. Cioè, pazzesco, no? Che era uno pseudonimo di un'altra persona, uno morto provvidenzialmente. Anche nei cataloghi della biblioteca, poi c'era. Anche nei cataloghi, ecco. C'era proprio il rimando a un altro, a questo Cesare era un'altra persona. Cesare Seassaro. Cioè, sembrava incredibile, veramente era una caccia al tesoro, sì, infatti non ho detto anche. Comunque è stata affascinante. Un appoggio, guardate, che io sono stata indecisa fino all'ultimo se pubblicarli quei due capitoletti oppure no, sulle mistificazioni, le falsificazioni, i falsi, Canfora che tranquillamente, scusate, non mica va in giro poi dopo questo video, vero? Canfora che tranquillamente fa un articolo nel quale scrive che, lo dobbiamo dire Fulvio, scrive che Dante precorre in libera chiesa, in libero stato, con la monarchia, trattato in latino sull'impero, i rapporti tra l'impero e il papato, precorre libera chiesa in libero stato di Cavour, perché configura una libertà nelle reciproche sfere di ingerenza del potere spirituale, del potere temporale, ed è una bugia, ma Canfora è un filologo, non è che non può non sapere. Si toglie l'ultimo capitolo, l'operazione è questa, si toglie l'ultimo capitolo della monarchia, il quale dice che in ogni caso l'imperatore dovrà sempre, rispetto dovuto, inchinarsi ai piedi, nel caso che non siano d'accordo, dell'autorità del Papa. Scritto chiarissimamente. E lui ti fa un articolo nel quale ti dice la grande modernità, la moderna utopia, il titolo era questo, un articolo di unità, la moderna utopia di Dante.
Di Caffora è sparito dal commercio, ma non lo so se si può guardare, una esaltazione in ginocchio di Togliatti, Togliatti vivo, certo. Che è veramente stomachevole, ma non si trova in vendita, ma immagino in biblioteca si potrebbe trovare, quindi, un servo. Ma impressionante, guardate. Oggi è trasformato in barone, che a molti piace ancora. Eh già. Come spesso i baroni, perché condivide veramente. La baronia? O almeno aspiri a condividere la mensa. Ecco, quindi è sconcertante, perché invece, capito, la scoperta grandiosa è che, per esempio, io mi sono affannata nel libro precedente per disegnare, voglio dire, una cosa che nelle pagine di Gramsci è scritta chiarissimamente, ma perché io non l'ho mai scoperta? Sulla questione linguistica, sulla posizione degli intellettuali, sul fatto che Croce era venuto, mentre invece, scusate, al fascismo sempre di più, mentre invece anche a sinistra largamente nei libri che io adottavo a scuola te ne ho detto che erano tutti crociani, anche quelli di sinistra, le antologie che io adottavo erano tutte crociane. Io ho combattuto per 30 anni contro il crocianesimo. L'Italia è crociana, perché non possiamo non essere cristiani, quindi è crociani, capito? Quindi mettere le mani su Gramsci e trovare una, come dire, negli anni 20, negli anni 30, cioè quasi 100 anni fa, c'era una lucidità enorme. Questo è quello che dice Sonia sempre, diciamo, no? 100 anni fa erano estremamente più liberi e più avanti, c'era una maggior libertà di ricerca e di espressione. È come se si fosse tornati indietro da questo punto di vista, e qui ci colleghiamo anche a quello che diceva Fulvio, insomma, una sinistra politica non c'è, guardate, è drammatica questa cosa. Ora c'è Fazio, ma poi funzionano le cose. Stato del Tribune potentissimo, la gente non è che ama molto a profondo di questo. Prima di fare qualche domanda, c'è ma io ho anche un'altra presenza qui, altre due o tre presenze che vorrei chiamare per parlare, perché almeno non possono proprio sottrarsi, fino a questo punto, non mi potete abbandonare così, siete lì, se mi abbandonate in questo modo. Allora, vorrei chiamare Francesca Caddeo, che in questa libreria è di casa. Ma dico, dopo aver ascoltato ma scherzate? Allora, io ho preciso che Francesca Caddeo, quando scrivevo il primo libro, è stata quella, quello su Cavalcanti e Dante, è stata... non c'entra, ragazzi, anche lì mettere le mani sul padre della lingua italiana, mettere le mani addosso al padre della lingua italiana, ma voi vi rendete conto di che rischi uno che si prende? Francesca mi ha sostenuto intanto con la sua competenza, perché Francesca è implacabile anche lei nella verifica delle fonti, implacabile. Sì, proprio la sicurezza, la solidità, ecco, le due Francesche, voglio dire, mi hanno dato una solidità. Lei non è il nome. Le due Francesche, una solidità di ricerca inimmaginabile, cioè un appoggio che poi veniva a essere durante la stesura del libro un appoggio in parallelo, capite? Cioè in contemporanea, perché sono edizioni in solitudine. A me capita di non uscire di casa anche per 3-4 giorni quando scrivo Gramsci, Quando uscivo giù in strada dicevo, oddio, ma esiste il mondo, la gente parla, la gente va in giro, io sono lì, cioè proprio dentro in immersione. E poi c'è Carlo Patrignani, che è un amico, Carlo Patrignani, che si è occupato anche lui di Gramsci e che mi ha anche lui supportato molto. Insomma, qui ci sono, questa presentazione è veramente speciale, ecco, a un anno di età Nino comincia a camminare. Si compie un anno, il primo anno di vita è passato, è il più delicato ed è il più difficile. A questo punto io stasera mi sento veramente in mezzo ad amici cari, molto cari. Indubbiamente c'è un anno fa, in grosso modo, cominciasti a occuparti dei Gramsci. No, sì. Sì, un anno fa è uscito il libro, 3 anni fa. Quindi, è lunga la storia, ti ricordi? Sì, è vero. E cominciamo, un po' a studiare Gramsci a partire da Il moderno principe,
di Donzelli. E sarei uscito nel 12 quello, e anche il libro di Lopiparo, I due carceri, erano usciti nel 12. Abbiamo fatto il ciclo di presentazione gramsciane. Esatto, e lì cominciò tutta, diciamo, l'immersione nel mondo gramsciano, no? Eh sì, per studiare. Quindi diciamo che tu, il tuo libro c'ha diciamo una lunga storia alle spalle. E come giustamente dice Fulvio, come dire, in qualche modo tu offri questa grossa opportunità a chiunque legge il tuo libro di mettersi a confronto col pensiero autentico di Gramsci. Ma non voglio continuare su questo filo, perché mi ha molto colpito quello che ha detto Fulvio, cioè nel senso che se oggi si discute di Gramsci, si ritorna a parlare di Gramsci, si ritorna a parlare con molto dolore, no? Di occasioni perse, no? Di persone che potevano diciamo così, offrire delle vie d'uscita, delle strade nuove, insomma, eccetera, che sono stati stroncati subito fin dall'inizio. E oggi il grosso problema è che la sinistra non esiste, no? E quindi ritornare a, diciamo così, a riattualizzare la sinistra politica, volevo precisare, a riattualizzare e a studiare, no? Un personaggio come Gramsci, beh, insomma è una enorme, straordinaria boccata d'ossigeno, no? Per tutti. Come fare, insomma, cioè come introdurre, come mettere il pensiero gramsciano in questa società omologata, no? In cui di eresia non c'è nulla, in cui di cose che escono fuori un attimino dallo status quo è quasi zero. E questo è un grosso problema. È un grosso problema perché reggere diciamo la coerenza, reggere insomma l'onestà intellettuale, cioè quella famosa storia per cui bisogna dire quello che si pensa e fare quello che si dice, prima ancora di mettere prima ancora di mettere l'onestà come un fatto di non rubare perché c'è la legge che lo vieta e c'è la sanzione che segue, beh, è un grossissimo problema per cui accadono dei fenomeni sociali, non so come chiamarli, insomma, comunque fenomeni particolarissimi per cui la gente si sente offesa in qualche modo per la vicenda Marino. Cioè, voglio dire, al di là della persona, quello che diciamo è un grosso controsenso è proprio diciamo, l'espressione, no? Che ne deriva da ciò che è successo. Cioè ciò che è successo è il fallimento di del consociativismo, è il fallimento del cattocomunismo, è il fallimento, cioè, di una sorta di pratica politica. Per cui, inventata, appunto, chiamava bene Fulvio nel 44, da Togliatti con il famoso sbarco e svolta di Salerno, è sostanzialmente l'accordo di potenza, l'intesa di potenza fra i due grandi partiti di massa, no? Che è soltanto e solamente, alla fine si riduce e si è sempre ridotta così nel corso del tempo la politica a una sorta di divisione e condivisione di potere, di carriera e così via di seguito. Allora, Gramsci, in mezzo a questo diciamo, che sta avvenendo oggi, lo avrebbero imprigionato di nuovo.
cioè lo avrebbero imprigionato, perché è sufficiente dire che è quello che lui pensava del concordato, che è la capitolazione dello Stato davanti alla Chiesa, fa piazza pulita di tutto. Cioè lì è una linea di demarcazione precisa che non può essere, diciamo così, neanche giustificata dal fatto, ah ma sì, ma il politico deve pensare a più persone, a più sensibilità politiche. No, ci deve essere una coerenza, e la coerenza della laicità è quella che appunto un personaggio come Gramsci ha sempre tenuto, e tu lo dicevi molto bene, no? Come un suo filo di ferro solido. Per cui ecco, da questo punto di vista, poi noi vabbè, possiamo pure andare oltre questi discorsi, e tu l'hai detto in maniera molto, molto chiara, e non li ripeto, però mettendo da parte la distinzione socialismo, comunismo, a me sono arrivato a un punto che non me ne frega più assolutamente niente, chiamiamolo pure in un altro nome. Lì, la cosa importante è decisiva, da questo punto di vista è proprio, voglio dire, la coerenza da una parte, l'onestà dall'altra, no? Che sono le uniche due grosse basi su cui può reggere un discorso sulla laicità, sull'uguaglianza, cioè la rifondazione, chiamiamola così, di una nuova sinistra. Ecco, e a questo, diciamo così, serve Gramsci, ma serve un filone che fu distrutto al pari di Gramsci, no? In quegli anni critici che tu dicevi, tra gli anni 30 e gli anni 40, in quel decennio, che furono messi al bando quel nucleo di azionisti, no? Che con sensibilità politiche diverse, non erano le stesse, insomma, di estrazione socialista, di estrazione repubblicana, eccetera, che avevano in qualche modo questo progetto di una società altra, di una società laica, di una società nuova nel passaggio dal ventennio alla Repubblica, no? E effettivamente diventava l'occasione di una sorta così, tra virgolette, di rivoluzione, che non c'è stata. E chi l'ha stroncato questo? Ecco poi il punto fondamentale, chi quel passaggio lì decisivo, da chi è stato stroncato? Dall'articolo 7 della Costituzione, dalla svolta che ci aveva dietro di sé, la svolta di Salerno, e poi nella Costituente, diciamo, chiamiamola nell'Assemblea Costituente, con quella soluzione data ad un ordinamento statuale dal tripartito. Ma misero fuori gioco chiunque in quel momento indicava alcuni punti fondamentali della nuova carta costituzionale. Ecco, allora torna il merito grande di questo libro, no? Che oggi, diciamo così, ritornare a discutere di Gramsci significa proprio questo, significa proprio riprendere quello che lui diceva, ricominciare dall'inizio, ma riprendendo da dove? Ecco, il punto è questo, cioè, è da certi valori che non so, diciamo così, sindacabili, né tantomeno possono essere trattabili. È solo così che credo che le cose si possano rimettere in moto e in cammino, perché altrimenti si resta nel inseguire volta per volta una tesi, un'altra. Allora, se l'inflazione sta al 5, l'inflazione sta al 4, è lungo, i discorsi infiniti, no? Su un modello e su un altro economico, sociale, quello che sia. E si perde di vista i punti fondamentali e di fondo. Perché è molto stimolante quello che ha detto. Aggiungerei solo due parole. Tanti anni fa, mi ricordo, studiavamo Il Prometeo incatenato di Esquilo, e ci trovavamo di fronte a questa storia dell'eroe che sempre si fa ammazzare, non per sua colpa ovviamente,
e così facendo trascina con sé, in quel caso le oceanine, i deboli, quelli che hanno creduto in lui. Il fallimento dell'eroe, ma costante in tutta la nostra mitologia, letteratura, non deve più accadere. Cioè, quello che possiamo trarre da questa storia, oggi possiamo, è che non bisogna farsi ammazzare. Naturalmente non voglio fare una colpa a Gramsci di che si è fatto ammazzare. Voglio dire che oggi noi possiamo invece trarre esempio da altre storie più recenti, più fortunate, ma anche più valide, dove il tentativo, direi naturale, di ammazzare un uomo, che è una propensione, sappiamo, anch'essa molto naturale della mente, può fallire. Il nuovo può non farsi ammazzare. Noi possiamo metterci di fronte a questa realtà attuale senza nessuna mancanza di rispetto nei confronti di Antonio Gramsci, ci mancherebbe, ma con la proposizione di trarre esempio, ispirazione e insegnamento da chi invece è riuscito a non farsi ammazzare, nonostante che in tanti abbiano, come sappiamo, provato. L'altra cosa, e questo a sostegno di quello che ci dicevi, l'altra cosa che mi viene in mente, se la situazione politica attuale, niente, discuterei semmai su la riuscita del cartocomunismo, il fallimento del cartocomunismo. Io temo che in futuro dovremo farci un bel po' di ricerca, cioè proprio sulla democrazia. Qui non è più importante se si vota, se non si vota, se sono massoni o cattocomunisti, se si combattono tra loro, se invece sono tutte e due le cose insieme. Qui è proprio il meccanismo della democrazia, questa illusione che ci sia un momento in cui il popolo decide, in cui si vota, ma che cosa? A parte se ci fanno votare, si vota sui rapporti di proprietà? Si vota sulla organizzazione della società, sulla legalità? No. Qui c'è proprio da rifondare tutta una ricerca, un pensiero che nell'Ottocento c'era cominciato a essere, ma che poi si è impantanato in anche cose gloriose, certamente, uomini e donne sono morti per la democrazia e hanno tutto il mio rispetto. Ma visto che la democrazia ora è questa cosa, che non importa più neanche votare, e che anche se si andasse a votare, la televisione e i media sono così potenti che praticamente non ci possiamo aspettare noi. Evidentemente c'è bisogno di qualcos'altro, c'è bisogno di non farsi ammazzare, c'è bisogno di quello che hai detto, dell'onestà, della coerenza, delle idee chiare, ma proprio il modello di rappresentanza sociale, il modello di decisione è tutta un'altra cosa che probabilmente è tutto davanti a noi, non abbiamo modelli nel passato, secondo me, da qui è finito. Uguaglianza e laicità ci vuole, perché ci vuole una teoria dell'uguaglianza originaria degli esseri umani, perché siamo in un mondo sempre più multietnico, multireligioso, cioè, insomma, se non c'è quella, lo vedete, sono guerre di religione, è sotto sempre... una laicità però che appunto ha bisogno di andare tanto a fondo che poi non è che no, siccome sei ateo adori il babbo o la fidanzata. No, una laicità di quella esatto, una laicità di quella vera, diciamo, una laicità è fusa con un'idea di uguaglianza originaria, naturale, ideologica, che non c'è Dio, insomma, che ci dà l'anima, nessuna anima, non c'è l'anima e non c'è Dio, perché altrimenti ci sarà sempre chi ha l'anima più razionale degli altri, no? Sempre chi è superiore. Cioè, tanto la storia è questa, no? Uno cioè, è superiore. Aggiungerei anche un'altra cosa, sollecitando qualche domanda, perché mi sembra che questo libro, questa ricerca, in realtà, oltre che essere una ricerca coltissima, eccetera, in realtà è proprio vita, un metodo di vita, di affrontare le cose, eccetera. Pensavo anche un'altra cosa sul discorso che avete fatto, no? È verissimo, c'è un cambiamento. Allora pensavo, nessuno di noi discute la scoperta degli antibiotici, se avessimo un polmonite, oggi mi curerei con gli antibiotici. Siccome c'è stata una scoperta di cui noi sentiamo, sappiamo, parliamo, medica, scientifica, a questo punto noi abbiamo non vorrei soltanto sul discorso di che è vero questo fatto della democrazia, c'era un libro Democrazia senza democrazia di Salvatore qualche tempo fa, che effettivamente si parlava di che cos'è la democrazia, cos'è questo andare a votare, perché poi sembra che addirittura, e questo l'abbiamo visto anche noi negli anni passati, che i peggio si sono appropriati dei diritti della democrazia e ce l'hanno rifilata, che praticamente è svuotata, l'abbiamo visto, insomma, io a volte sento parlare qualcuno che dico oddio, questo ha capito tutto me stesso, non è così, perché quello che dice Gramsci è sul libro di Noè, non è un libro, è stato riapprezzato, io sono contenta, sai che forse è un compleanno
questo tuo libro. Devo dire, sono ancora più, volevo dire, insomma, ti conosco come amica, però veramente il coraggio di aver affrontato una cosa, uno studio di questo genere, stasera lo capisco ancora di più, no? Questa cosa, il libro è bello, ma questo studio che hai fatto, insomma, su questa cosa. Tornando quindi a noi sul discorso di questa cosa, abbiamo una, c'è una teoria di cui parlava anche, che non è una teoria che cade da tanto, è una teoria medica, scientifica, provata, insomma, no? Come per me la scoperta valida, come la scoperta degli antibiotici per curare l'infezione, quindi voglio dire, mi sembra che qualche cosa ci sia, come farla passare questa, beh non lo so, beh intanto comunque se uno ha avuto la polmonite si è, ed è guarito, beh insomma, qualche forza in più ce l'ha, tutto sommato, per affrontare un po' la cosa. Probabilmente, parlavamo prima dell'incontro che di questa sera, ci siamo incontrati prima, un attimo per parlare, e mi ha colpito molto quello che dicevano Noemi e Fulvio, come se nell'analisi un po' degli anni, no, questi 2005-2006, no, quella frase che ha detto Fulvio prima, come se poi ci fosse stato, cioè c'è sempre una reazione, no? Cioè si muovono certe cose e c'è una reazione. Qui mi ricorda ancora Gramsci, perché mi rendo conto che Gramsci ha certi pensieri, certo non ha studiato come te, ma attraverso il tuo libro, attraverso le cose che noi abbiamo studiato. Ricordo per onore di cronaca che qui il Moderno Principe, lo vivo, lo facendo come associazione culturale, come gruppo storia, perché è una cosa di, è una realtà di questa cosa. E che lui dice, se lo sai, è quando lui si incazzava nei primi tempi, no, col discorso poi dei consigli di Fabri, che diceva, se tu non insisti con la tua rivoluzione, la reazione sarà ancora più violenta, viene ancora più forte. Quindi quello che hanno fatto gli operai, perché è una classe che lavora, perché tutto nasce negli anni a Torino, lui nasce in quegli anni, nasce a Torino, quando ci sono gli operai, c'è una classe che lavora, che cominciano a capire che i privilegi non sono più di una casta, no? Quindi sono anni importantissimi quelli, per questo alcuni testi mi colpiscono oggi, perché si dialoga, questo discorso dell'egemonia che Noemi mi ha risposto facendo tutto quel discorso, è una classe che si muove, vuole capire, si agisce, non è più il servo della gleba. Io non vorrei oggi essere un servo della gleba conto, vorrei essere questo studio che abbiamo fatto, vorrei che diventasse proprio veramente una dinamica sempre più forte, ci riusciremo, io penserei quasi che esista quello che succede. C'è poi qualche, solleciterei qualche domanda, visto insomma il tempo, il nostro Davide è un ospite squisito, ci ha detto, ci ha lasciato liberi su questa cosa, insomma. Posso fare una domanda? C'è la domanda. Una piccola domanda stimolata dalle tantissime cose dette a Noemi, no? Siccome sì, il suo discorso che fate del cambiamento culturale, sì, in realtà passa attraverso un lavoro sulle nuove generazioni. Certo. Allora mi dicevo, come si fa a dire queste cose a scuola, per esempio? Tu parlavi della scuola, no? Certo, ma infatti guarda, il mio libro porta una piccola cosa che scrivo nel mio libro è che la scoperta di questa nota dantesca per me la prima cosa è stato senso di colpa. Ho detto, io sono stata una mediocrissima insegnante, io per 30 anni non mi sono letta la nota dantesca e ho fatto la Divina Commedia senza avere in mente tutta l'interpretazione gramsciana di Dante. Senso di colpa, dire, ma come, ho avuto generazioni di studenti che non l'ho mai raccontato, annaspavo, cercavo, ma in maniera naturalmente molto meno brillante, coerente e sistematica di quello che ha fatto, che mostra di fare lui, voglio dire, no? E lentamente poi ha dato forma nel primo libro a questo pensiero. Quindi la prima cosa è stata questa, come fare? Gramsci per la nuova egemonia, come lotta culturale, pensava naturalmente al ruolo necessario, era un professore Gramsci, anche se non è stato mai laureato, insomma Iulca lo chiamava professore. Ha insegnato nella scuola di carcere, insegnava anche nella scuola fatta ad Ustica per i prigionieri e anche per i beduini, che c'erano anche dei beduini a Ustica. Al confino, diciamo, sì, aveva costruito, aveva messo in piedi una scuola, quindi sì, era per vocazione. Dicevo scuola, no? Sì, si vede, voglio dire, che è una sua forma anche nei consigli di fabbrica, intendo dire, l'esperienza dei consigli di fabbrica si è mostrato, e secondo me la grande crisi di Togliatti nei confronti di Gramsci parte qua.
Perché allora quello che sembrava bobo, infelice, sì, tanto bravo e tanto intelligente, però proprio rapporto col mondo anche fisico, mi viene da dire, in termini di vitalità, di fisicità, zero, rapporto con gli altri, improvvisamente diventa invece l'animatore e l'attivista dei consigli di fabbrica. Ed è un'esperienza di cui viene informato Lenin a Mosca. Ed è quella che gli vale l'invito a Mosca nel 22, perché altrimenti lui a Mosca non ci sarebbe andato, perché ricordiamoci che aveva vinto la fazione, è vero che è il fondatore del Partito Comunista, ma in realtà è stato Bordiga lì il primo, e c'era Bordiga e Gramsci, c'era una lotta accanitissima sull'interpretazione proprio. Quindi, Però si rispettavano molto nei cosi di la scuola, quella di Ustica, è stata messa insieme, si sono trovati insieme e l'hanno costruita insieme, no? Però insomma lo scontro era totale, diciamo, ci sono delle lettere che io adesso mi sto leggendo, diciamo continue di Bordiga, come naturalmente segretario del partito, finché Gramsci è a Mosca e le manda anche per conoscenza a Gramsci, al Comintern, eccetera, e insomma fanno vedere un attrito anche molto forte già nel 22. Che non sei stato qui. E Bordiga non si è mai. Curiosamente un massimalista, capito? Gramsci, che è più radicale, più rivoluzionario, in realtà era quello della costituente democratica di transizione, è la ragione per cui è stato stroccato poi questo. Quindi come si fa? Le avanguardie, cioè Gramsci dice è necessario per stroncare una egemonia cattolica che è quasi bimillenaria, insomma, se plurisecolare, diciamo, e che si avvale di strutture non solo religiose, collegi, eccetera, ma addirittura è dal cardinale Bellarmino, lui dice ce l'ha chiarissimo, ormai infiltrata nella vita civile. Quando nasce il mondo della borghesia e si consolida alla perfezione, dice, lui fa l'analisi della struttura scolastica, no? Dice, le università cattoliche hanno un pensiero unico, le scuole religiose hanno un pensiero unico. Dicevi, Giulia? No, c'è tutta una parte sui quaderni in cui fa tutta un'analisi dell'istruzione, dell'istruzione. Che è di una acutezza da brividi. È la parte più bella. Comunque, sì. Secondo me, si capisce come bisogna insegnare. Come bisogna insegnare. Cioè, mi dice, naturalmente, la scuola di Stato e anche l'università è dispersiva perché c'è la libertà di pensiero. Allora, cosa bisogna fare? Lui dice, naturalmente, il partito. Avere la sua. Allora, per esempio, c'è l'analisi, la questione meridionale di tutto questo percorso che poi approda via via, diciamo, fino alla formulazione della teoria dell'egemonia, che lui attribuisce l'idea dell'egemonia a Lenin. Ecco, la questione meridionale. Il saggio che lui stava scrivendo quando è stato arrestato e che è riuscito a nascondere in mezzo ai giornali, per cui non è stato sequestrato ed è stato pubblicato nel 1930, che conteneva poi le tesi del congresso di Lione, dove aveva trionfato la sua linea e non quella di Bordiga, diciamo, Massima, aveva trionfato la sua, il congresso di Lione del gennaio del 26. Benissimo, lì c'è un'analisi della questione meridionale che Salvemini si può nascondere in confronto. Ed era una cosa concertata di cui lui aveva discusso anche con Gobetti, perché anche Gobetti si interessa di questione meridionale, e guarda caso nel 26 Gobetti muore, perché questi sono stati ammazzati fisicamente, Carlo, non altrettanto è successo appunto di invece capi comunisti, non è successa la stessa cosa, o perché si erano messi in salvo prima, insomma Togliatti nel 36 era in Spagna a far fuori gli anarchici, scusate, vanno dette anche queste cose, insomma ci sono dei casi anche piuttosto gravi, insomma. Benissimo, allora lui capisce, vedi, per rispondere, che per esempio il nodo centrale di tutta questa egemonia cattolica è che per esempio le plebi meridionali, dice lui, ma lui non conosceva il Veneto, era identica la questione, ne ho già parlato anche a Latina di questa cosa, no? I contadini, dice, perché un conto gli operai sono una minoranza, era nata da poco l'industria, Allora, il proletariato operaio cittadino è una minoranza. La cosa importante sono le enormi quantità di. Cosa vota? Votano le classi subalterne dei contadini? Votano quello che gli dice il padrone di votare. E chi è che garantisce questo? Lo garantisce la Chiesa e il prete. Allora, qual è la cosa? Bisogna disarticolare questa. Dice, se vogliamo una nuova egemonia, bisogna che anche i contadini
e gli operai, facendo lega e togliendosi dal dominio della casta, perché lì sì sono una casta di intellettuali cattolici, come Benedetto Croce, facciano alleanza tra di loro, bisogna favorire la formazione, e da questo punto di vista la formazione scolastica della scuola di Stato. Ma voi pensate cosa si sta facendo adesso nella scuola di Stato? Scusate, io ho insegnato 30 anni a scuola, a me piange il cuore di vedere. Oh, ma i bambini, dovete studiare perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Sì, cioè, capito, dobbiamo studiare, si impedisce alla gente, rintronandola con questi deficientissimi film e cose televisivi, non c'è, i ragazzi, io sono sicura, mi dicono che ci sono ragazzi che ci sono ragazzi, per esempio mi dicevano adesso da Matera, dove dovrò andare a fare una presentazione, che c'è un'avanguardia accanitissima di ragazzi, una rete degli studenti. A Sora ne abbiamo trovata un'altra rete degli studenti, e vengono, si fanno vivi allora in queste cose, quelli vengono, sono belli puntuti, devo dire. Sì, ci sono in luoghi, guardate, Ministro, come si fa? Bisogna fare leva su queste cose qui, e non è mica un caso che si fa la buona scuola, perché la buona scuola è fatta per stroncare. Cinture, vuol dire, nella realtà è uguale, no? Sono un insegnante, ma semplicemente una persona che magari è interessata perché c'è pure un ragazzo, no? Certo. Cioè, come si fa? Io dicevo, poi l'onnipotenza non ce l'abbiamo, purtroppo ci piace. La cosa è che ognuno sarebbe carino portare, no, queste cose certamente a un livello più semplice, tra virgolette, anche nelle scuole. Certo, ma non è guarda facile che si può, perché si io può. Certo, la mia è un liceo, quindi chiaramente magari non è una scuola media, eccetera, però per esempio io questo articolo sul decimo canto l'ho fatto leggere, abbiamo anche commentato, cioè qualcuno dell'altro anno ha letto anche il libro di Noemi, è venuto, qualcuno è venuto anche alle presentazioni con lei, ci devono essere gli insegnanti, cioè, liberi, sono, capito? Diciamo, purtroppo è affidato 4 anni, 5 del lavoro su queste cose, per cui si può fare. Però poi alla fine ce la fai, nel senso che io, per esempio, questa terza, cioè la terza della Trano, vabbè, è andato bene per 3 anni, tutto benissimo, qui ci sono classi meglio disposte e altre meno, perché ci sono genitori di un certo tipo oppure colleghi di un certo tipo che comunque boicottano, eccetera, però anche questa terza, che alcuni se ne sono andati, eccetera eccetera, adesso proprio oggi pensavo è uscita contenta, perché vedo che mi stanno rispondendo, che poi alla fine seguono, mi chiedono, mi fanno, eccetera eccetera. Quindi con molta fatica si può fare. Tra l'altro la mia cattedra è stata anche, diciamo, peggiorata, perché ho fatto il quarto e quinto ginnasio, e anche in quarto e quinto ginnasio con Geostoria ci metto di tutto, insomma, magari non Gramsci, però tante cose carine. Aggiungerei una cosa. La cosa che secondo me si impara quando si pensa all'egemonia culturale, per come la intende Gramsci, bisogna rischiare essere un concetto, una formuletta. E che sì, lui attribuirà anche a Lenin, però lì sarebbe molto interessante andare a vedere che cosa davvero pensava Gramsci, non tanto di Lenin quanto soprattutto in questo caso della discussione accesissima di Lenin con Rosa Luxemburg a proposito di democrazia e di partecipazione delle masse. Quello che è bello, è proprio bello e si vede, è il modo umano, personale con che Gramsci ha nel parlare con gli altri, è il rapporto. È semplicemente il fatto che lui viene fuori da tante racconti, descrizioni e testimonianze, lui gli piace parlare con te, cioè, e vuole proprio vedere chi sei tu, e ci passa le nottate, non c'è altra via. Se lei lo fa è perché farà così, non è che puoi fare una circolare ministeriale ovviamente che proponga questo tipo di cosa. Ci vuole la crescita e lo sviluppo, e questo lo si fa, come lo stiamo facendo, curandosi prima di tutto e poi occupandosi delle cose che vediamo intorno a noi, del non annullare i rapporti, del vivere questi rapporti, e allora vai a scoprire anche, probabilmente con molta calma, perché qui si parla dei miei posteri, non solo dei vostri, nel senso che io ho una certa età,
anche di nuove forme di elaborazione dei processi di decisione, cioè di quella che oggi chiamiamo democrazia. C'è tutta una enorme ricerca da fare che, come sappiamo, già basata su tanti anni di ricerca fatta, è arrivata a qualcosa di molto consistente, ma che ha davanti a sé praterie di lavoro. E questo lavoro è quello che poi fai con ogni persona che incontri, con ogni bambino che cresci, con ogni con fatica, fallendo, sbagliando, ma non c'è, io non credo ci sia davvero altra strada. L'impegno personale nel rapporto con l'altro. Cioè, che ti deve garbare, non può neanche essere un superio, cioè ti deve, deve arrivare al punto. Cioè, come Gramsci, a quanto mi pare di aver capito a me, garbava e l'hanno stuccato. Vorrei aggiungere una cosa, vorrei questo un saluto a Julian Grau che oggi avrebbe dovuto, sarebbe dovuta venire, voleva venire. Avrebbe voluto, diciamo. Sì, avrebbe voluto venire, sì. E che poi invece alla fine stamattina mi ha detto che si sentiva dei cali di pressione a 94 anni, Julian. E mi viene in mente perché lei è stata un'insegnante di quelle militanti. Ecco, questo è il punto centrale. E Giulia ha una testimonianza, io la racconto, è velocissima, ma è una testimone che ha visto Gramsci più volte. Quando il padre lavorava nel comune di Foggia, dalla palazzina dove vivevano, chiamava tutti i figli, li faceva affacciare alla finestra e dimostrava Gramsci che camminava nel viale. Giulia abbiamo ricostruito 12 anni, tra i 12 e i 13 anni, quando lo vedeva. Dice, mi è rimasto impresso tutta la vita, dice, questa impressione di questo uomo, con un carabiniere che lo accompagnava alcuni metri dietro, però tanto dove sarebbe poteva scappare, capite? Però accompagnato, che faceva la passeggiata all'ora d'aria, ancora alla clinica Cusumano, ancora lo faceva, diciamo, la passeggiata, poi è venuto da qui, in clinica qui a Roma, diciamo, alla Crisi Sana. Neanche quattro passi in pace da su. Quindi, pensate, ecco, un'analogia con Cavalcanti. Cavalcanti è morto 10 giorni dopo che è ritornato a Firenze, nonostante il parere contrario di Dante, perché i nuovi priori hanno revocato il bando e lui è tornato malato di malaria. Ecco, Gramsci è morto ancora in clinica ricoverato una settimana dopo che erano finiti i termini della carcerazione. Un'ultima cosa, qui abbiamo Federico Tulli che ha appena pubblicato un libro bellissimo che si chiama Figli rubati, che domani presenterà a Firenze, se non sbaglio, a Firenze. Io sono stata a una presentazione alla Fondazione Basso, guardate, sono cose che si ignorano, che non si sanno, ne sappiamo, non abbiamo veramente un'idea di che cosa è successo in Sud America, abbiamo solo pezzi di cose. È una cosa veramente sconvolgente, perché la rete, il catto comunismo, ma dietro c'è ancora più, voglio dire, c'è una rete spaventosa, quindi bisogna proprio che ognuno dalla sua postazione, ecco, io in genere non so dire altro, me l'hanno chiesto anche a Sora, ho detto ognuno dalla sua postazione, qualsiasi lavoro faccia, qualsiasi cosa faccia, non deve arrendersi mai, deve fare la sua battaglia dalla mattina alla sera. Le logiche sono gli stessi, che dove possono si allargano ancora di più, perché in realtà ci provano parti, prima parlavi di Firenze, in quegli anni che tu raccontavi, immagino se non sbaglio, erano gli anni di Magnago, in cui l'arcivescovo di Firenze, successivo all'esame del sacerdote di Firenze, a lungo sorbitava bambini delle parrocchie. E questa non è nemmeno su pedofilia. Negli anni in cui tu trovavi qui, appunto, per così dire, prima che non volevo interrompere, sì. Ma appunto pensavo al suo lavoro. No, io pensavo. E no, mi viene in mente quello che ha detto Fulvio, non bisogna farsi uccidere. Non bisogna farsi uccidere, sì. Neanche mentalmente, prima di tutto. Insomma, avete visto questo Martin Almada che è venuto a parlare. Impressionante. Qui alla Fondazione Basso, lui torturato, cioè lui era un avvocato. È stato il primo avvocato, scusate, il primo laureato in Paraguay, perché in Paraguay era vietato studiare negli anni 60. Primo laureato paraguayano, scusate, perché si è laureato in Cile e ha fatto la specializzazione in Argentina, e una settimana dopo che è entrato in Argentina è stato arrestato dal dittatore paraguayano Stroessner, sì, quel nome è abbastanza
Però erano delle destinazioni più importanti di Odessa, no? Erano lì, tutti i nazisti sono andati, Uruguay, Paraguay. Poi ci hanno raccontato che si trovavano anche a Bariloche, dove stava prima, sì, in Argentina. No. Ma questi dell'operazione Condor, capite, del piano Condor. Quindi è tutta una rete del nazismo. Ben Gere stava in Cile, ha fondato un paesino, al modo che ha fatto questi brani di torture. Così. Non si è reso mai, no, sa scherzare anni, ancora. Va in giro per il mondo a smascherare. Ha più di 80 anni. Esattamente, gli autori, a smascherare le bugie, a ricostruire tutta la storia, pezzi che molti pezzi se li raccontano male, nel quale, dove fino adesso sono uscite fuori tante cose. Quello che ancora deve uscire fuori del tutto, è stato nominato tante volte anche da Carlo, è il ruolo della Chiesa. E noi ce l'abbiamo in casa. Uno dei principali. La Chiesa di Bergoglio, uno dei principali, diciamo, interpreti della dittatura, in questo caso argentina, di quegli anni, che ieri raccontava: vorrei tanto ritornare a incontrare le persone per strada, come facevo un tempo. Lui un tempo faceva arrestare quelli che andavano a parlare con le persone per strada. E oggi la stampa ci racconta che questo Papa appunto è un persona. Non è vita, sì. La stampa, e i colleghi, scusate. Uno che rinnova la Chiesa. Ma anche quelli di estrema sinistra. Quella sinistra la risalta. Ecco, io ti volevo fare una domanda prima, perché. In questi anni tu sei stata molto in giro anche all'estero soprattutto, quindi la domanda che venivo ascoltando Fulvio è spiegarlo, ma in fondo al tunnel a sinistra ci sta una luce che magari può, insomma, non so, all'estero c'è qualche possibilità di dialogare? Arriva l'armata popolare cinese. Perché la libera armata popolare cinese. Io l'unica cosa che posso dire è questa, e questa è un'esperienza che facciamo tutti, no? Che quando si va fuori dall'Italia, anche per dovunque si vada, sono andata perfino, che so, a Tirana, in Spagna, nella cattolicissima Spagna. Torni e ti senti immediatamente una rete pesante che ti cala addosso, ma sei ancora all'aeroporto di Fiumicino, sei alla stazione di Trastevere, già ti senti dentro la morsa, no? Perché ammorbata dalla cosa. È una sensazione fisica questa, che è veramente impressionante. Io, guarda, non ti so come rispondere, perché viaggiare abbiamo viaggiato tutti e tutti, penso che sia un vissuto questa impressione, che non ci accorgiamo tanto della pesantezza, della mancanza d'ossigeno, quanto appena siamo fuori dall'Italia, che c'è maggior laicità, un tasso, io non so neanche come definirla, più libertà, più ossigeno, più aria respirabile. La cosa straordinaria è che su questi libri, Gramsci ha avuto 2 o 3 recensioni, in tutto, qualcosa di più Cavalcanti, ma Gramsci è più scottante perché ci sono ancora tutte le lobby che vivono dei finanziamenti, le fondazioni, non nomino, eccetera, sul nome di Gramsci, sono tutti togliattiani, quindi Gramsci è stato, questo libro è stato più bloccato. Io noto che adesso però si stanno sbloccando, senza essere troppo paranoica, penso che anche il libro ha portato il suo piccolo contributo, però mi chiamano, mi hanno chiamato, mi hanno cercato dall'Università Complutense di Madrid nel 2011 per il libro in un convegno. Io sono, quando titolo, tacchino di Natale, perché tutti i professori universitari e io, un insegnante di liceo, modesta, ma convegno, mi hanno invitato ed era grazie al libro. Adesso mi hanno chiamato dall'Ungheria. L'Ungheria è, ieri ho sentito, è il peggior fascismo che c'è in Europa in questo momento. Mi hanno cercato per farmi fuori, ieri quando l'ho sentito mi sono anche spaventata, però il convegno per fortuna è a Roma, società dantesca ungherese, ma guardate è tutta di ungheresi, non ci sono italiani, società dantesca ungherese, conosciuti peraltro alla Complutense di Madrid, mi scrivono call for papers, mandaci un coso per questo convegno, autoriflessione e autocommento in Dante. Io ho i bodico, io
rispondo e dico grazie dell'invito, ma io non ho nessuna, l'unica cosa su Dante che ho fatto in questi anni è stato uno studio su Gramsci, e appunto mi scrive, mandaci, cioè, non me l'hanno detto, ma appunto, cioè lo conoscevano, capito? Appunto, dice, ma non puoi farci una relazione su Gramsci e Dante? Mandaci un abstract. Però ho mandato, l'hanno messa nella sessione di chiusura a Palazzo Falconieri. Incredibile. Nel momento, ieri quando sono andata alla Luis, ho sentito questa cosa su Europa anno zero, è il peggiore dei regimi fascisti che c'è. Ho detto meno male che appunto non è in Ungheria, se no mi ammazzava un po'. Un altro segnale positivo, sì. Ora faccio una battuta, l'ho colto io l'altro giorno, perché dopo, non è tanto, sono 4 anni che sto a Roma, per la prima volta una sera in un vicolo di Trastevere ho sentito una compagna bestemmiare. No, la compagna non vale. In 4 anni una sola volta. Però una volta sola. Su questa frase grazie veramente alla biblioteca, a Davide che ci ha ospitato così. Perché... questo fatto del libro, effettivamente c'è sempre comunque una possibilità, perché insomma un anno fa questo libro non c'era, adesso c'è, quindi è una speranza con le scuole e tutto quanto, le cose, e poi si possono fare in modo proprio probabilmente nei regolamenti, come dicevi te, le cose libere che si fanno. Io sul concetto di egemonia non so se l'ho chiuso, ma stasera ho sentito che ci si è avvicinato un po', ci stiamo avvicinando un po' a questo concetto di egemonia. Grazie a voi, grazie a voi. Non c'è, 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 non c